Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 6 ottobre. Vediamo quali sono le notizie fondamentali della giornata. Anzi, la più importante di tutta la giornata è la seguente. Uno potrebbe pensare che sia uno scherzo, ma giuro è vero. La Mogherini, cioè il commissario europeo più inutile che uno si ricordi negli ultimi 500 anni, anzi no, l'Europa è stata fatta un po' meno di 500 anni fa, beh, la Mogherini, l'alto commissario, non so per che cosa, insomma il ministro degli esteri europeo, cioè quello che non chiama nessuno perché sa perfettamente che l'Europa non conta e la Mogherini all'interno dell'Europa non conta. E di lei ricordiamo soltanto una foto che hanno fatto i parlamentari iraniani quando lei si è presentata a Teheran. Beh, la inutile Mogherini è candidata al premio Nobel per la pace. Giuro, c'è oggi sui giornali, la Mogherini è candidata al premio Nobel per la pace. La pace sua, cioè quella di non fare nulla dopo una vita per cui non ha fatto nulla, se non essere stata catapultata da Renzi all'interno della Commissione europea, dove non ha fatto assolutamente niente. E questa è candidata al premio Nobel per la pace. Almeno, insomma, come si chiama? Obama qualche bomba l'ha buttata e quindi si è meritato il Nobel per la pace. Almeno Obama ha fatto qualche morto in giro per il mondo e quindi si è meritato il Nobel per la pace. La Mogherini manca un morto riuscito a fare, insomma, niente. E quindi la Mogherini è candidata alla Nobel per la pace. Giuro, è vero. L'altra notizia che mi sembra falsa, ma che secondo l'eterogenesi dei fini, cioè che in realtà uno si pone un obiettivo, i politici, e poi ne ottengono uno completamente diverso, è quello che oggi è scritta sul giornale, ma è una notizia d'Italia Oggi, pubblicata ieri da Italia Oggi, che vi ho risparmiato e ho sbagliato a risparmiarvela. Avete presente quando andate nei supermercati, chi di voi va nei supermercati quando c'è come si chiama, il reparto di frutta e verdura? Lì nei reparti frutta e verdura tendiamo a prendere frutta e verdura da sola, la pesiamo, poi spingiamo il bottone che ci fa venire il prezzo della frutta e verdura pesata e ovviamente la pesiamo mettendola all'interno di un sacchetto che deve essere bio, cioè degradabile. Bene, quel sacchetto, secondo un decreto che dal 1 gennaio potrebbe avere valore, dovrebbe costare ogni sacchetto 10 centesimi. Quindi tassa sui sacchetti utilizzati all'interno dei supermercati per comprare frutta e verdura sfusa e non quella confezionata, perché le carote lo puoi trovare già nella confezione, forse anche le zucchine, le insalate, insomma, l'insalata la trovi sempre, l'insalata tagliata la trovi sempre. Allora, la cosa che mi diverte moltissimo nell'eterogenesi dei fini di questi deficienti che cercano di tassare anche l'aria che respiriamo è che sono gli stessi che vogliono tassare tutto, che ci hanno obbligato a usare le buste bio, ecco, perché se no inquinano, e sono gli stessi, siamo nella stessa identità culturale, che dicono la carne fa male, bisogna prendere la frutta e la verdura. Forse loro vanno come nei fruttivendoli Cartier del centro della città, però insomma il concetto molto semplice è che è una tassa su quelli che sono particolarmente vegetariani e attenti alla verdura e alla frutta. Scherzo, perché tutti noi prendiamo la frutta e la verdura così, ma è fantastico come in questa maniera abbiamo tassato le buste biologiche e coloro che mangiano più frutta e verdura. L'eterogenesi dei fini di una sinistra che mangia se stesso. Il coccodrillo, come diceva Churchill, quando inizia a mangiare, poi alla fine non sai dove smetta a mangiare. Il sacchetto te lo porti da casa. Dovete andare a zappare l'aiuolo, è stupendo. Uno di voi che mi scrive: non so se questi sacchetti si possono portare da casa, però forse sì. Uno può iniziare a portarsi da casa tutti quanti i sacchetti, anche quelli per la frutta e la verdura. Andiamo sulle altre cose, diciamo, si fa per dire più serie. Madrid, oggi sulla questione della Catalogna ci sono due notizie fondamentali, non commentate, ma come posso dire, al centro di tutti quanti i giornali. La prima, che Madrid ha di fatto impedito al Parlamento della Catalogna di riunirsi lunedì e quindi di dichiararsi indipendente. La Corte Costituzionale ha deciso che è spagnola, come era evidente, che era illegale il referendum e tutte le mosse conseguenti. Beh, la vera notizia, la vera ciccia, è che la terza e la quinta banca spagnola, che hanno sede in Catalogna, no, se ne vanno, perché dicono: noi qua non ci stiamo. Il motivo è molto semplice, perché se dovesse esserci l'indipendenza della Catalogna,
L'Europa non potrebbe accettarla immediatamente all'interno del suo consesso, sto parlando di quei scenari futuribili, e dunque non si potrebbe probabilmente adottare l'euro in Catalogna e quindi ci sarebbe una corsa ai bancomat di queste due banche per prendere e ritirare gli euro e quindi ci sarebbe una corsa di sportelli che le due banche non vogliono fare e quindi prendono sede in una regione diversa rispetto alla Catalogna per evitare che ciò avvenga. Non so se questa è propaganda finanziaria o politica, ma oggi sui giornali si parla molto di queste due banche che avrebbero deciso di, la terza e la quinta banca spagnola avrebbero deciso di mollare la presa. Davigo non molla la presa. Ieri è stato stimolato dal suo ex compagno di corrente che si chiama Claudio Galoppi, che sul Foglio diceva: "Guarda, Davigo, devi smentirla questa vicenda che ti sei visto con Grillo e che dalla tua mano è nata la norma anticavaliere". E inoltre l'ha bacchettato, questo senza smentita, su quella incredibile posizione moralistica di Davigo sulla prescrizione. Oggi Davigo si fa intervistare dal Corriere della Sera e c'è anche su Repubblica una sua dichiarazione che dice che Querela, il giornale di cui io sono vice direttore, che portò la notizia del suo incontro con Grillo, perché dice: "Io non mi sono mai visto con Grillo, l'ho visto soltanto una volta quando fece uno spettacolo". Staremo a vedere, è di querela facile Davigo, io non aggiungo altro perché non vorrei essere querelato anche qui su Facebook da Davigo, però permettetemi di dire che quando Davigo riprende la situazione di Penati, che è stato assolto da una serie di processi qua a Milano, ma ha utilizzato la prescrizione per uno dei suoi processi, e quando Davigo dice che per questo motivo lui non rispetta la Costituzione, che vuole parlamentari puliti, liberi, onesti, dignitosi, e allora lui continua ad avere quel pregiudizio nei confronti della prescrizione, che è esattamente quello che gli contestava Galoppi ieri. La prescrizione non è un'accettazione e non è una mezza colpa, non è una mezza condanna, non lo è affatto, non ci sono dubbi. La prescrizione è a tutela di qualsiasi cittadino italiano che deve essere processato e deve essere punito in tempi ragionevoli. La prescrizione è un principio di, voglio dire, di stato di diritto che, evidentemente, per carità, non voglio dire nulla per cui mi quereli Davigo, ma che Davigo diciamo, considera un po' diversamente rispetto all'universo mondo, diciamo così. Travaglio contro Pisapia, perché è lì quando qualcuno si stacca dall'antirenzismo più totale, allora Travaglio lo bastona. Bastona oggi Pisapia, e oggi lo scopre come l'avvocatino chic della Milano degli anni Ottanta. E il motivo vero per il quale attacca Pisapia è che Pisapia sta litigando con la sinistra. Pensate un po' voi che la scissione dell'atomo, perché Pisapia non vorrebbe proprio litigare, tenere così divisa tutta la sinistra, perché se no si perde. Due perquisizioni, quelle che nota la verità di oggi in apertura con Giacomo Amadori, sarebbero rivolte a delle società più o meno collegate a Matteo Renzi, al padre di Renzi, insomma un grande impiccio di cooperative che sono state perquisite ieri o l'altro ieri, nei giorni scorsi, dalla Guardia di Finanza, non ho capito bene perché. L'altra perquisizione avviene invece negli uffici di Vivendi su Rue des Champs, insomma, avete capito, a Parigi. Vengono perquisiti gli uffici di Vivendi perché l'accusa che Mediaset rivolgeva a Vivendi è che dopo aver che ha, non ha rispettato un contratto, cioè l'acquisizione di Mediaset Premium, quindi non rispettandolo ha fatto crollare il titolo di Mediaset. Quando è arrivato ai minimi il titolo di Mediaset hanno iniziato a comprare e a scalare Mediaset. Quindi prima parli male di un'azienda non rispettando un contratto e poi te la scali a prezzi ridotti. Questa è l'accusa di Mediaset. Oggi c'è un grafico molto bello sul Messaggero che fa vedere che effettivamente la scalata dei francesi a Mediaset è avvenuta proprio quando il titolo era al minimo. Ma il punto fondamentale di questa vicenda è che, secondo voi, con la Guardia di Finanza che arriva negli uffici di Vivendi a Parigi, ma veramente trovo, non so, una carta in cui c'è scritto: "Questo è il nostro piano dei cattivoni contro Mediaset"? Cioè, mi fa molto ridere che a 6 mesi di distanza loro vanno a sequestrare, vanno negli uffici di Vivendi per trovare
fare dei documenti che certifichino questa operazione truffaldina fatta dai francesi. Io non so se l'hanno fatta, ma sono certo che se sono dei pensanti e non dei depensanti, non sono dei deficienti, beh, non si fanno trovare la mail, oppure una cartuscella nei propri uffici in cui dicono adesso scaliamo Mediaset facendogli scendere i titoli minimi. Vabbè, può anche darsi. Comunque, questa perquisizione è fatta. A proposito di finanza, e chiudo sulla finanza, fantastica, ci sarebbe da parlare della BCE, sulle nuove regole sui prestiti, lo faremo un'altra volta. Beh, l'altra cosa che oggi c'è in prima pagina sul Mattino, e qui devo dire e devo dare atto al fatto che quando si tratta dei fallimenti a Roma e del Movimento 5 Stelle c'è una dinamica nazionale. Quando succede a Napoli, sarà un'altra città, certo, ma la dinamica è solo locale, perché, e quindi dobbiamo un po' metterci d'accordo se è esagerato come trattiamo l'ATAC rispetto alla ANP, si chiama, mi sembra, a Napoli, che non è l'Associazione Nazionale dei Magistrati, ma è la società che si occupa dei trasporti. In fallimento, sta saltando, anzi è già morta, ha detto l'assessore, è tecnicamente fallito. Beh, insomma, non se la caga nessuno questa notizia, se non la prima pagina del Mattino di Napoli, che non è guidata da un Movimento 5 Stelle, ma da De Magistris. Ultima cosa, Jus Soli, sentite, cresce il fronte del sì. Questa è l'apertura di Repubblica. Secondo me, quello che cresce è il consumo di marijuana all'interno della redazione. No, non sono querelabile, ma insomma, come si fa a dire che cresce il consenso del sì? Io mi fido più del Messaggero che mi dice lo stop di Gentiloni allo Jus Soli. Bene, direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani, sempre con la zuppa di porro. Sarò in un'altra città, ma vi auguro un buon fine settimana e noi ci siamo sempre con la zuppa di porro. Ciao!